Seconda sconfitta consecutiva per l'Alghero, che per il momento dice addio al primato. I catalani perdono di misura contro lo Spezia, eppure le occasioni per andare in vantaggio non sono mancate. Già nel primo tempo di gioco i padroni di casa si rendono pericolosi più volte, prima con Sentinelli, poi con De Martis su punizione, ma il portiere respinge con i pugni. Al 33esimo il cross di Correale per Cocco, che colpisce il palo esterno. Partita dalle mille insidie, ma anche piuttosto sfortunata per i catalani, che anche nella ripresa dimostrano ancora e più volte di voler sbloccare il risultato. Prima con De Martis, poi con Colman, Manzini e Sentinelli, che solo davanti al portiere cerca la rete, ma il tiro centrale viene bloccato da Mozzacchioli. A spegnere le speranze dei padroni di casa è il calcio di rigore concesso ai Liguri al 43esimo. Dal dischetto Lazzaro non sbaglia. L'occasione per il pareggio arriva subito dopo con la punizione battuta da De Martis, ma la palla finisce fuori. L'Alghero ferma a quota 25 punti, si posiziona al terzo posto in classifica.